E come state? Avete passato una buona giornata? Come ve la siete passata oggi? A me è venuta una bolla nel dito, non so per quale motivo, mi dà un fastidio allucinante e niente. Quattrino Chiogre si è imbiasterito e niente. Bene dai, da palermitano godo. Madonna, frate, manco fa così, ecco. Porca troia, io e i miei genitori che sono senza corrente elettrica lì giù in Sicilia, per farvi capire. Ho il raffreddore. Io oggi sono uscito per correre. Mi sono beccato la protezione civile che mi ha fermato mentre correvo e mi fa: attento agli alberi, non ci andare vicino perché potrebbero crollare. Ho detto: cazzo, vuol dire che funziona bene la protezione civile. Niente, quindi credo che mi sia preso sto muco al naso perché pioveva mentre correvo, cioè tremendo. Ah. Ciao Roberta, grazie di cuore per l'€20. Hai Poldo, come va? Spero tutto bene. Sì, tutto nella norma oggi. Ciao Petars, grazie del nono mese. Ciao Accorda, grazie del secondo mese. Ciao a Lil Trink, grazie del quinto. Oggi ho quasi finito il video di lunedì prossimo, che vi spoilerò penso domani, dopodomani. E poi ho giocato a Minecraft tutto il giorno e ho anche dormito. Oggi ho fatto un po' di attività, oggi me la sono presa tranquilla. Ogni tanto ci vuole prendersela tranquilla. Domani dovrò lavorare un sacco. Domani lavorerò un sacco. Oggi calmo. Oggi ho dovuto fare un sacco di attività. Io e Sedia e Leo abbiamo dovuto trasformare un villager zombie in villager normale per farci dare mending. Cioè, oggi attività molto importanti. Allora, signori, prima di tutto vi ricordo che il form non è ancora attivo come sempre! E come soprattutto ho scritto nel commento pinnato. Se volete partecipare, punto esclamativo form in chat e vi dà il form. Prima di aprire il form. E parliamo un attimino della Forms Night. Per chi non sa che cos'è questo evento, è diciamo un format che facciamo ogni tanto qui sul mio canale Twitch. Che cosa, co come funziona? È una serata in cui c'è un form, c'è un tema e voi potete partecipare alla live mandando qualcosa e partecipando al tema. Di solito sono tipo vostre esperienze o vi chiedo la foto di qualcosa, tipo di recente abbiamo fatto quello degli sfondi e ogni volta che faccio uno shorts di una Forms Night mi va benissimo, non so per quale motivo. E la gente continua a scrivere nei commenti tipo: no, vabbè, hai copiato il format di... E tutti scrivono un content creator diverso, capendo che questo è un format che fanno ovunque in America, però sempre divertente. Allora, fatemi mettere la musichetta, ci dovrebbe essere. La dovremmo vedere, sì, la musichetta c'è. Prima di iniziare, al solito, leggiamo un attimino il form, così evitate di mandare roba sbagliata e via. Innanzitutto, potete mandare una sola collezione, quindi decidete molto bene. L'obiettivo della live è far uscire una live divertente, ok? Quindi ci sta che voi abbiate una collezione di manga, se avete solo quella e avete il piacere di condividere con me, perché, caspita, è una bella collezione di manga e avete voglia di farmela vedere. Mandate, se però avete capito, avete una collezione di manga e una collezione di unghia dei piedi, piuttosto mandatemi la collezione dell'unghia dei piedi, capito? Se invece avete una collezione molto, molto, molto piccola e tra virgolette scontata, non voglio essere offensivo, però magari, capito, sono 5 monster che trovi al supermercato, magari quella là, ecco, la eviterei, sempre nel rispetto della vostra collezione di mostri, che spero che un giorno si espanderà tantissimo. Che cosa considero una collezione? Quindi qualcosa che comprenda tanti esemplari, non lo so, dai 10 in su, magari in questo caso, comunque nel form trovate tutto scritto prima di inviarlo. E basta che comunque la state coltivando da tanto tempo. Quindi roba seria come CD, action figure, scarpe e altro, ma anche e soprattutto roba stupida come ad esempio arachidi con tre cune, i cordoni ombelicali e altro. Prima provate a immaginare com'è una collezione di cordoni ombelicali, mi ha fatto parecchio schifo, lo ammetto, però sì, diciamo che è una cosa del genere. Quindi qualcosa che sia molto ampio, capito? Cioè se hai tre libri di Five Nights at Freddy's, cioè non è una collezione, sei solo un bambino, sto scherzando. Ovviamente è una battuta, porca miseria, vi offendete per tutto. Non si può più dire niente. Ah, ho bevuto un po' d'acqua. Ciao Andrex, tu non hai nessuna collezione, già lo so, quindi oggi parteciperai come giudice, sei contento? Ciao a Homo in Habilis per il nono mese, ciao a Emma per i 45 bit. Poldo, ti vedo un po' triste, che succede? Ma che cazzo, no, non assolutamente nulla. E grazie anche a Serrone per il dodicesimo mese. Poldo, l'altra sera all'uppero con gli slogan avete spaccato. Grazie di cuore, bello mio. C'eri pure tu, fantastico, grande, man. Grazie di cuore per la...
per la sub e grazie a tutti quanti. Grazie anche ad Anguiriello111 per il Prime. Signori, a questo punto, oltre che mandare lo skin, dovete dirmi che collezione è. E direi che si può partire con la Forms Night di stasera. Siete pronti per la Forms Night di stasera? Da telefono non me lo fa fare. Si può fare anche da telefono, te lo assicuro. Smettaci un po'. Io odio i porca troia di raffreddori, non ce la faccio. Soprattutto il 25 di luglio, è questo che mi dà fastidio. Signori, il form accetterà le risposte fra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Potete iniziare a inviare tutto quanto. Nel frattempo io ne approfitto per ricordarvi che lunedì uscirà il nuovo video, ma soprattutto domani sera saremo in live su YouTube per estendere il video del Moige. Ve lo dico a voi, chat di Twitch, così potete un attimino partecipare attivamente alla live, perché nell'ultimo periodo ho spiegato che mi sta un attimo infastidendo fare live su YouTube a causa dell'enorme cringe della chat, ok? Io adoro avere una chat che partecipi alla live, che abbia delle opinioni su quello che dico, che condivida i suoi pareri, così si crea, capito, un'interazione che non sia un mi piacciono i furri, è un po' come tale. Molto divertente quando lo scrivete in chat, ok? Era divertente anche sei mesi fa, adesso basta, ecco. Quindi questo NPC in chat io sempre lo disdegno. E qua su Twitch di solito non succede, soprattutto perché c'è il bot che vi time out quando fate i depensanti, però su YouTube è un attimino più difficile. Quindi se ci siete voi, chat di Twitch eletta, domani sera è più carino avere una live dove c'è un po' di scambio. Mi piacciono i furri XD. Signori, direi di iniziare con la live. Vi ricordo di leggere molto bene le regole prima di inviare. Mi raccomando, non trollate, non mandare immagini che non c'entrano, perché non è la serata giusta. Collezione equipaggiamento soldato tedesco 1939, ok, cioè è un oggetto che collezioni, che tieni per collezioni, che per collezione, non è una collezione. Cioè, se tu hai tante tute di tedeschi, boh, figo, mandalo, basta che non ci siano svastiche. Allora, individual, qua abbiamo una collezione di, non so se si può veramente definire una collezione, perché sono animali vivi. Oh, what the fuck? Io sono da un anno allevatore di formiche e di collezione ho quasi tutte le specie italiane del centro Toscana, Marche e Umbria. Tipo carte Pokémon, solo che mordono e basta e sono testarde. Cioè, tu hai una collezione di formiche vive di un casino di specie. Oh mio Dio, è bellissima questa cosa. Voglio vederla. Ma che figata! Cioè, non lo so, oddio, in realtà è una cosa brutta tenere gli animali in cattività. No, vabbè, sono formiche. Si stanno bene, non sono schiacciate. Alcune colonie hanno anche circa 30 operaie. Sono tutte specie abbastanza comuni, ma ne ho anche abbastanza di rare. Come Colobsis truncata, che ha la testa a forma di tombino. 10 specie diverse su 20 colonie danno molta soddisfazione, soprattutto alla nascita delle prime operaie. Questo hobby permette di godersi alla vista di formiche regine. E così non sto tutto il giorno a grindare su giochi di nicchia. Grazie per l'attenzione. Se vuoi anche te allevare formiche, ti sicuro è bellissimo. PS, non sto cercando di convertirti la regione delle formiche. Bro, sei un chad. Cioè, tu hai un allevamento di formiche. Ma sta cosa è cioè, non è un allevamento poi. È un tipo il museo di Animal Crossing, capito? Cioè, tu stai facendo... Luca, sei un grande, no? Ti stimo un botto. Oggi si parte veramente... Si parte veramente dalle stelle con la collezione di formiche vive del nord Italia. È meraviglioso. Io svenirei. A parte che sverrei. Però per le formiche... Mi si è accesa la doccia. Allora, qualcuno mi può spiegare come si fa ad accendere una doccia? Mentre io sono qua nello studio? Non lo so, c'era acqua che scendeva e c'era tipo la manopola aperta a metà. Cristo Dio, mi sto cagando addosso. Porca puttana, come cazzo si accende la doccia così a casissimo? Casa posseduta. Boh, Alice, no, Alice è a Rimini, quindi non può fare nulla. Magia nera, ma come scopo? Hai fantasmi in casa, perfetto. E va bene, direi che dopo la collezione di formiche possiamo andare avanti. Allora, collezione di formiche già me la metto nella top. Allora, uno, collezione
di formiche. Perfetto. Questa qua già per me è una collezione veramente god. Colleziono peluche da quando sono piccola. Fanno tanta polvere perché sono belli. Colleziono anche pacchetti di fazzoletti inutilizzati d'inverno. Ma quella è una cosa a parte. Cosa? Spero utilizzati. Ah no, inutilizzati, ok. Boh, ci sta, sì. Cioè, in realtà ho visto un botto di persone che si riempiono di peluche. Io, vabbè, credo che a tutte le persone diano fastidio. Cioè, non è che io sono allergico alla polvere. Credo che a tanta gente dia fastidio la polvere e basta. Io in particolare muoio quando c'è la polvere, quindi... cioè, non lo so, i peluche fighissimi, io ne ho pure di là, ne ho a casa. Poi dipende chiaramente dal tipo di peluche. Action figure di Jurassic World. Sorry se sono disordinati. Cioè, tu hai un botto di... Oh mio Dio, tu hai un botto di dinosauri! Che figata! Tu hai i dinosauri. Che figata i dinosauri. Io ho scoperto che c'è un dinosauro che si chiama Albertosauro. Che non è un finto, si chiama proprio Albertosaurus. Io credo che tipo il padrone si chiami Alberto in qualche modo. Non lo so, vabbè, prima o poi scoprirò la lore dell'Albertosauro. Belli saurini. Collezione di fossili, what? Ma che cazzo? Ma dove li trovi dei fossili veri? Cioè li vendono su eBay, cioè tipo fossili.it. No, c'è fossili.it, fossili.it. www.fossili.it. Minerali, cristalli e pietre dure. Il progetto fossili... Va bene, che cazzo, ho aperto un sito del 2004 di Windows XP. Va bene, non avrei dovuto cliccare, vabbè. E comunque figata la collezione dei fossili. Quelli dell'edicola, ah... No, non lo so se sono quelli dell'edicola che erano rubati al museo. Fa anche questo qua, il museo di Animal Crossing, dove ci stavano i fossili. Che cos'è? Un bicchiere della Disney. Bro, ma io ho spiegato che non deve essere un oggetto che ti tieni per collezione, ma deve essere una collezione. Leggete bene le regole, Cristo il Signore Onnipotente. Però che schifo quel bicchiere. Dadi! Ok, non sei il primo che colleziona dadi. Ho visto un botto di gente che colleziona dadi. Soprattutto questi qua di Dungeons and Dragons, che si chiamano... non si chiamano tetraedi, manco per il cazzo. Si chiamano... Porca troia, non mi viene il nome. I diventi, bravissimo. Sono i diventi che hanno quelli con le 20 facce. Che poi dipende, ce n'è di diversi. Sono i icosaedri, dodecaedri. Vabbè, in base al... Vabbè, vaffanculo, avete capito. E allora, niente, io so che c'è un botto di gente che colleziona i dadi. Soprattutto per... soprattutto per il discorso Dungeons and Dragons. Questi di Fallout sono spettacolari. Non so a che cosa ti servano se non... Ah, role-playing dice set. Quindi boh, per il roleplay, fico. Ci sono tante facce e puoi vederne di diverse. Sì, infatti, fico. Figo, Edoardo, veramente figo. Questi invece sono dadi anche classici. Classici con sei facce o altro. Bello, avere la collezione di dadi è una cosa fighissima. Veramente una cosa fighissima. Io colleziono figure di merda e niente. La mia collezione di pupazzi. Figo, però io non dormirei vicino a questo pupazzo la notte, eh? Cioè io ci starei veramente alla larga. Rap. È una collezione di accendini Clipper. Questa è una cosa che fanno in molti, la collezione. Oh mio Dio, li hai messi in ordine arcobaleno. Oh, bravissimo. È rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola. E io mi ricordo del rosso, arancione, giallo, verde, più blu, viola, perché c'era un episodio di Topolino, cioè della casa di Topolino, in cui loro insegnavano i colori ai bambini e cantavano una canzone e faceva rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola. E io quindi da piccolo ho imparato questa canzone e da ora in poi mi ricordo tutti i colori dell'arcobaleno. Solo io non ricordo mai i colori dell'arcobaleno. Perché non hai visto La casa di Topolino? E guardi i miei video, ecco per quale motivo. No, comunque bro, e io con questa filastrocca, se no non me lo ricorderò e non me lo ricorderei mai. Me la ricordo anch'io grazie a quella. Beh, è incredibile, vedi, cioè, educativo al massimo La casa di Topolino. Figata, figata. No, comunque fighi anche i Clipper, alcuni carucci. Tra l'altro so che alcuni se li fanno addirittura customizzati. Ehi Poldo, mi chiamo Anna, volevo mandarti la mia collezione di manga di quando ero un anime lover. F per la Sicilia. Cioè, eri un anime lover ma collezioni manga, come funziona?
Ne hai tanti, la maggior parte è One Piece, il manga dei Queen, fighissimo, Demon Slayer. Beh, anch'io sono stato un otaku per tanto tempo, anch'io ho una collezione di manga enorme in Sicilia, solo che io avevo questo problema che compravo, che ne so, 4 volumi di un manga e poi mi faceva cacare al cazzo. Tipo My Hero Academia fino all'8° volume, poi ho detto vabbè, sta merda mi fa cacare, niente, butta. E One Piece è uno di quelli che ho tutto, solo che non l'ho tenuto esposto. Stesso discorso, uno, One Punch Man è uno di quelli che continuo tuttora a prendere. E Demon Slayer, altro di questi qua, terzo volume, ho detto basta sta merda, via. Ma un botto di manga del genere, tipo arrivavo al quarto e niente, droppavo. Però considerate che io ho comprato manga dal 2010, 2012 in poi, quindi sono manga che probabilmente, boh, non sono mai stati trasformati in anime, li trovavo in edicola. E niente, ho roba, non ne ho la più pallida idea. Molti li prendevo anche usati perché costavano di meno, quindi non saprei dirvi nemmeno che roba fosse. Però figo. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. La mia collezione di Lego, figata. Oh mio Dio, io ho il bonsai della Lego, quello là con le foglioline giapponesi. L'abbiamo comprato io e Alice, che poi l'ho montato solo io perché ero eccitato come un bebè. E questo qua è bellissimo, la casa sull'albero. Questo non so cosa sia, sembra Horizon Zero Dawn, forse, non vorrei dire una cazzata. Il mappamondo è spettacolare, questa di Ghostbuster è fighissima, la Jeep è fighissima, la TV... Niente, fra, sono tutti belli. Cioè, poi hai scelto alcuni fighissimi. Mamma mia, che figata, la macchina da scrivere della Lego, fra. Mamma mia. No, hai scelto un set veramente figo, anche questo qua delle auto. Belli, belli, belli. Ci sono set Lego che mi fanno cacare al cazzo e altri che sono incredibili. Però sono la maggior parte incredibili e pochi che mi fanno veramente cacare. Ciao Firewolf, buonasera Paul. Dovrei mandare la mia collezione ma non sono a casa per fare la foto. F, bro, l'avevo avvisato oggi pomeriggio per questo. Brrr. Sono bellissimi, confermo. Scusa, che cos'è? Non c'entra un cazzo, bro. Collezione di manga di OPM, One Punch Man. Ma è dal 17 al 27. E poi c'è il 34 della... Collezioni per le fatte così. Colleziono monete strane, scontato ma bello da 2 anni. In realtà non è scontato perché la gente ha smesso di collezionarle. Ah, quindi tu prendi tutte quelle che hanno uno sfondo diverso dalle solite, tipo questa, immagino. Io adoro le monete, quelle là diverse. Una volta mio nonno mi fece un pippone allucinante su quante diverse ne esistevano. È una roba fuori di testa il collezionismo di monete diverse. Quel tizio 32, grazie del Prime, bello, benvenuto. E anche grazie a Francesca 17 per il terzo mese. Ciao ragazzi, un bacione e benvenuti tra i subs. Io ho una collezione di Lego grandissima, ti ho mandato solo di Formula 1. Ci sta. Ci sono anche la moneta da 0 centesimi. Io so delle banconote da 0 centesimi fatte per collezionismo. Hot Wheels! Let's fucking go! Hot Wheels! Porca troia, da piccolo mi piacevano un sacco ma costavano un fottio. E i miei genitori dicevano, ma sono macchinine qualunque, perché dovremmo comprarti queste che costano un sacco? Ma ti prendo delle macchinine a caso. Io volevo le Hot Wheels, volevo la pista delle Hot Wheels. Tra l'altro hanno fatto il film di Barbie... Che schifo, vogliamo il film delle Hot Wheels. Fanculo a Mattel, Hasbro, quello che cazzo sia, non mi ricordo. Ma che cazzo se ne frega del film di Barbie? Vogliamo il film delle Hot Wheels. Se ci avete dato Barbie con chi cazzo era, Margot Robbie e Ryan Gosling a fa' i bellocci o altro, fanculo, datemi Vin Diesel, The Rock, che fanno un film dove cavalcano le Hot Wheels e fanno gare che Fast and Furious, vaffanculo, mi fate un film che sia alla trama, mi offendo, porca miseria, sulle Hot Wheels. Ho bisogno di questo film, poi fanculo Barbie, chi se ne frega. Ciao, diarrea, grazie. Ma che cazzo di nome? Cioè, ma tu che non puoi scegliere un nome del genere per Twitch? Bro, grazie della sub comunque, bello mio. Andiamo avanti. Lo andrei a vedere. Cioè, capito? Cioè, uscirebbe una roba. Non capisci nulla. Vabbè, ci sta. Però le 8, ho capito che. No, il film di Barbie in realtà lo devo ancora vedere, quindi non lo so. Era per statement che dicevo questa cosa. Foto risalente al 2018. La mia grande collezione è ancora non completa. Buttai tutto via intorno ad aprile. Vediamo cosa hai buttato. Se hai buttato dei manga, hai fatto bene. No, fra. Fra, ma tu sei pazzo. Fra, ma tu. Quanti cazzo sono? Sono 1, 2, 3, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tu hai buttato 53 tubi di Pringles.
tu hai buttato 53 tubi di Pringles, bro. Mamma mia, cioè questo è gore. Non lo so, è come vedere una foto di un gattino e dire: ah, questo era il mio gatto, purtroppo è morto. Cioè, io lo vedo allo stesso modo. Ma perché l'hai buttato? Hai detto: vabbè, basta, mi sono rotto i coglioni. E per un periodo ci avevo pensato anch'io con le Monster. Poi ho detto: ma no, non se ne metti in una scatola, magari, magari prima o poi le voglio rivedere e dire: ok, minchia, ero un ragazzino stupido. Ciao, benedetta come l'acqua, grazie del quarto mese, bentornata. Ci sta, però 53 tubi di Pringles, brr. Mi dispiace, spero non sia stata tua mamma a fartelo buttare. La mia collezione di videogiochi, spero siano per PC, no, sono per Switch, vabbè, quanti soldi, cioè qua ci sono probabilmente tipo 3.000 euro di giochi. Mario Kart Double Dash per GameCube, what? Poldo, tu sei stupido anche ora, bro, questo è vero. Io non ho letto, collezione di CD ce l'ho da quando avevo 6 anni. Però non ci mettere i libri sopra le tue collezioni, se è una collezione importante. Però Pingu Pilota! C'è Pingu Pilota! Pazzesco! Vabbè, Peppa Pig e Pozzanghere di Fango. Se avevi 6 anni quando c'erano i DVD di Peppa Pig, quanti anni hai adesso? Però c'è Pingu Pilota! Qual è Pingu Pilota, scusa? Pingu Pilota. Pingu Pilota. Piano piano, non mi ricordo quale Pingu Pilota. Pingu e Pinga giocano nell'igloo con il loro aeroplano quando sentono un rombo provenire dall'esterno. Un vero aeroplano. Pingu e Pinga decidono di costruire un aeroplano per il pilota del passeggero. Però c'è Pingu fa il monello. Una vacanza per Pingu. Una sorpresa per Pingu. Ok, no, sono episodi vecchi comunque. Ok, ok, non so come. Che cazzo ci faccio vicino a Peppa Pig, però figo. Anche il DVD di Baby Boss. Lilo e Stitch messo qua sopra. Dai, dai, tratta meglio i tuoi. Ah, e c'è anche South Park. Tratta meglio i tuoi CD, per l'amor del cielo. Omori plush. Che vuol dire Omori plush? Sono dei peluche? Cosa cazzo sono gli Omori plush? Io non ho idea di cosa siano gli Omori plush. Momento Omori. Omori è un gioco. Vabbè, ci sta, sono due peluche, è una collezione, due peluche, non lo so. Non lo so, forse non la considero una collezione. È una collezione di statuette degli Avengers prese con un solo acquisto. Non sarà tanto, ma è un lavoro onesto. Bergamo merda. Vabbè. Cattive. Ma almeno la potevi fare bene la foto. Comunque ci sta, bello, bello. Soprattutto Hulk. Viva Hulk. È una collezione dei Funko Pop della Kinder. What? Che vuol dire Funko Pop della Kinder, bro? Cioè la Kinder metteva dei Funko Pop tipo negli ovetti? Io non li sopporto i Funko Pop, io ho iniziato a odiarli nell'ultimo periodo, non so per quale motivo. Album K-pop, sì, mi piace il K-pop. E tu sei benissimo accettata nella nostra community, soprattutto perché hai questo coso qui che ha attirato la mia attenzione. Comunque ci sta, nell'ultimo periodo ho conosciuto un sacco di fan del K-pop. Adesso sono a pezzi nel mio congelatore, però ne ho conosciuti tanti. Tank, cioè vedi, cioè esistono solo due gender, le femmine e i maschi. Esistono due gender, K-pop, carri armati. Voi da quale parte state? Scusate, la smetto. Però capito, c'è la dimostrazione che esistono effettivamente due gender. K-pop, carri armati! Grazie, se qualcuno può clipparmi questa parte vi ringrazio di cuore, che ci faccio uno short, spero. Comunque, altra cosa, raga, state facendo poche clip ultimamente, io devo farci gli short, so, clippate di più. Ok, questo l'abbiamo appena visto. Let's go. Sassi, tu collezioni sassi. Sei bellissimo, bro. Io sto dalla parte di quello delle formiche, questo colleziona sassi, capito? Cioè lui ha un sacco di sassi verdi. Non so dove ha trovato tutti sti sassi verdi, però figo, bro. Aspetta, non si vedono molto bene, ma sono molti di più. E ci sono molti sassi, viva i sassi. Io amo i carri armati. Esistono solo due generi, il K-pop e i sassi. Monete europee e medaglie varie trovate. Hai anche il raccoglitore di monete, figo. Diventa vero collezionismo quando ti prendi il raccoglitore. Colleziono resti di matite colorate. Ok, questa è parecchio strana. Uno
come è iniziata, se posso, la cosa? Due, cioè è peculiare, capisci? Cioè non capisco perché. Due, come fai a ridurle in questo stato? Ma quanto le attemperate? Ma, cioè, boh, secondo me è stato tipo un mese che ha iniziato a triturare tutte ste povere matitine fino a quando non diventavano così. Come fai a fare le punte così piccole? Quando sono a metà inizio a fare fatica. Ricavatela dal VOD se vuoi. Ehi. Fregola, non te la clip che poi ti terrà arriva. Madonna. Comunque ci sta, cioè non so come cazzo fai a temperarle fino a sto punto, però alcune sono fottutamente carine, cioè perché sono così piccole. Va bene, me la segno tra quelle più belle della sera. 25 collezione di resti di matita. Ok, Funko Pop ne ho più di 90. Porca troia. 90 per 20 fa 1800. Questi sono 1800 euro di collezione. Dai, in realtà ci sta 1800 euro. Non è troppo considerando quanti sono. Però se costano 20 euro l'uno, questi poi costano un botto. D'altro è fighissimo questo dei Kiss. Con il tempera matita automatico. Ah, effettivamente non ci ho pensato. Molti sono di Stranger Things. C'è Harry Potter. C'è Barbie. Ghostbuster. Fortnite. What the fuck, man. Grease. Guns N' Roses. Io ho Slash dei Guns N' Roses. Peppa Pig, tu hai Peppa Pig sotto forma di Funko Pop, va bene. Sì, Shrek c'è, non lo vedo. Se c'è Shrek non l'ho visto. Io ho 16 anni e ho una tape dei Golden Globes, crescerò male suppongo. Ci sta. CD, hai anche una scaletta di Slugger, fico. Che collezione è? Manga. Manga e action figure. Ci sta, non riesco a riconoscere nulla se non Tokyo Ghoul, One Punch Man, My Hero Academia e basta. Gurren Lagann. Cazzo, c'è il manga di Gurren Lagann, non lo sapevo. Vabbè, figo, poi è pieno di gadget da Fiera del Fumetto. Figo, figus. Figus totale. La camera di Dario Moccia, sì, beh, effettivamente. Questa è la mia collezione di Pokémon, iniziata 10 anni fa, quando ne avevo 4. Ci sta? Ci sta. Minchia, 10 anni di collezione. Vabbè, tieni solo le cose più importanti, immagino. Pa, pa, pa. Collezione di cose di Star Wars. Tu hai una collezione di cose a caso di Star Wars. Ah, hai comprato proprio la collezione. Figo. Pa, pa, pa. Una collezione di CD leggermente basic. Se ci sei in Nirvana sei morto. Ho letto Spinal Tap, non è Judas Priest... Green Day. Ma tanto cos'è una scatola per CD, tipo? È il CD degli atroci. Pa, pa, pa. Vabbè, heavy metal. Ci sono in Nirvana, bro. Sei in Nirvana? Nirvana? Niente, fuori, via, basta. Basta, via. I Saxon, hai visto? I Sassoni. È una collezione di fumetti. Me ne devono arrivare altri. Topolino! Porca miseria, io ho conosciuto una persona che aveva la sorella... che aveva riempito la casa di mensole di Topolino. Questi qua, per quanto vabbè siano tanti, sono pochissimi. Ma veramente, veramente pochi. Lei ne aveva quasi 3000 volumi, ma una roba allucinante. Mi ricordo mi faceva vedere, fatto vedere 3 foto di casa sua, c'erano tutti i muri pieni, gialli di questi volumi. Grande lettura Topolino, una storia dura esattamente una cagata. Sì, no, ma esattamente, ma un botto di gente ce li ha, è una boh. Da piccolo ne avevo un botto, una roba pazzesca. Però mia nonna li ha buttati, ecco, tua nonna dovrebbe venire picchiata, sto scherzando. Mio cugino ha una collezione di più 1500 topolini. Porca troia, 800 fumetti. Vedi, è una roba boh. I miei CD. Figo, anche tu immagino rock, metal. Ci sta, dai. Roba basics. Boh, sono tipo 37 monster. Non so nemmeno perché le tengo. Mo so tutte la stessa. Sì, effettivamente molte sono uguali, penso. Sì, queste sono uguali, ci sta. Perché tieni i cloni delle monster? Poi pulisci le bro che si crea uno schifo là dentro e si crea un ecosistema. Vinili ne ho pochi, ma sono di artisti abbastanza sconosciuti. Ho anche un sacco di CD, ma non le foto, non posso al momento. Ci sta. Molti ho visto che stanno iniziando a comprare i vinili di musica elettronica, trap, rap e altro. Figo per collezionismo.
figo figo per collezionismo. Non voglio mettermi a fare rompicoglioni, ma perché la musica elettronica su vinile? Poi mi, cioè, si sente comunque su un'unica traccia, non senti gli strumenti divisi. Spoiler, se compri i vinili dalla Feltrinelli dei Guns N' Roses, non saranno mai stampati dalla matrice originale, ma probabilmente hanno preso l'MP3 e l'hanno stampato sopra. Quindi, stupidi cretini, non cambia un cazzo. Comprate i vinili che volete, tanto suoneranno comunque una merda dal 2010 in poi. Questa è la mia collezione di bibite con le foto, signori, le anni 50. È piccola, ma solo perché quei maledetti della Crea hanno smesso di vendere prima che riuscissi a finirla. Comunque, ho tre libri di FNAF. Oh, Gesù Cristo. Io avevo visto che c'erano pure tipo le birre degli Iron Maiden. E avevo la Fanta di One Piece a casa. Io ho la Fanta di One Piece a casa. Tutte le lattine. Magari dico una stronzata. Fanta One Piece. No, sai che forse era Orange Soda? Sì, era esattamente questa, che poi l'hanno fatta. Ecco, esattamente. Io avevo tutte queste qua, le avevo trovate tutte e cinque, le avevo comprate al supermercato. E la birra degli Iron Maiden, c'è anche quella dei Motorhead, mi pare. Pokémon, non le carte. Ah, non carte, ah, sono tipo bustine o altro. Figo, questa era quella del McDonald's, me la ricordo. Figo, figo, figo. Solo il mio sasso domestico. Ma non è una collezione. Comunque è un bel sasso. Manga. Non hai Pokémon, vivi nell'armadio. Tanti mangas. Molti mangas. Che poi nelle collezioni si vedono sempre questi stessi quattro manga in questo periodo. C'è anche la birra degli atroci. Ah sì, vabbè, ma quella è molto più di nicchia. In una sola foto tante collezioni. Accendini Monster Funko di Harry Potter. Harry Potter. Sono molto didascaliche come descrizione, è vero. Io colleziono foto del mio menù al Mac ogni volta che ci vado, sin da quando inizio a mangiarlo e sia quando finisce. Cosa? Cosa vuol dire, perdonami? Cioè, tu fai una foto. A parte che così non stai provando nulla, eh. Poi magari mi ha mandato solo una foto. Però, cioè, tu fai una foto a cosa prendi al McDonald's. Ho capito, ma come mai? Cioè, ti serve per qualcosa? Collezione gocce di latte dal 2018. Cosa, scusa? Mi sento come Ciccio Gamer quando fa... Wait a minute. Tu collezioni gocce di latte dal 2018. Cosa vuol dire? Che tu prendi del latte e con la pipetta gli metti una goccia? O intendi un altro tipo di latte? Bro, io non voglio più continuare a indagare su questa cosa. Credo che adesso rimuoverò questa cosa dal mio cervello e farò finta che non ho visto assolutamente nulla, va bene? Grazie di cuore, Alessandro. Non la Cam Collection, Cristo Dio. Andrex, mi clippi pure questa, per favore. Ormai Andrex è il clip manager. Sei stato promosso a clip manager. Allora, collezioni di vinili. Ma porca troia. Mi è esploso tutto? Mi è esploso tutto? No, che cazzo si è aperto Twitch? Che cazzo ho cliccato? Ah, a posto. Collezione di vinili, circa 100. Quasi tutte le prime stampe, edizioni limitate o bootleg che ascolto da un impianto hi-fi degli anni 70. Che fico! La madonna, tu sei un Chad. Tra l'altro il papà di Alice ha un botto di vinili perché lui lavorava in un negozio di dischi. Tutto jazz, prog rock e altro. Figo anche Faber. Io a casa ho un tipo, li ho fatti vedere di recente e ad Alice ne ho tipo forse un 200 che ho collezionato chiaramente in questi ultimi anni. Poi ho detto ok, basta. Mi sono trasferito, chiaramente effettivamente non vi ho ancora mostrato la mia collezione che avete dovuto farla di inizio live, però anch'io ho una collezione. In realtà io ho tante collezioni a casa mia, anche roba che avete fatto vedere voi, Funko Pop della Coca-Cola, cioè non Funko Pop della Coca-Cola, ho roba della Coca-Cola. Ho un po' di... molti vinili, le Monster, vabbè, un classico.
e collezionavo le Lamin card di Dragon Ball. E questa qua è l'unica collezione che mi sono portato qui in Sicilia, che sono tutte le mie tape. Questo è Jimmy il Sasso, se lo volete salutare. Niente, praticamente l'unica cosa che ho fatto è prendere le tape e portarle qui in Sicilia. Cioè a Ravenna, perdonatemi. Ho anche... Allora, tutti questi sono CD che non mi sono portato da casa, eh. Cioè questi sono tutti CD che o mi hanno regalato o ho comprato nell'ultimo periodo. E me ne pento, perché io dico sempre non devo comprare CD, però in qualche modo questi sono tutti CD di 6 mesi che mi vorrei togliere in qualche modo. E, però niente, per la maggior parte tape, perché ne ho tante, è tutta roba putrida, cioè vedi questa rosa, che cazzo è, mi pare che Gorgrand questo, c'è veramente roba strana, queste due fatte da me. Questa è una tape dei summoning che vale un casino, e qui sotto il vinile dei Sanguisugabog ce n'è uno dei summoning che vale un botto, che mi ha regalato Alice. E questo di Burzum, che era una vecchia press che ho trovato in un'usata da qualche parte, non mi ricordo manco dove. Queste sono le ultime di questi, tipo l'ultimo mese. E niente, figo. Figo. Non ho capito un cazzo. Sono cassette. E questo è il mio cassette player estremamente marcio, stupido. E poi il vinile dei sing, sing, sing. Basta, continuiamo con le vostre collezioni. Non diramiamoci troppo nella mia e proseguiamo. Disordinatissima collezione di accendini. Anche tu una collezione di accendini. Perché collezione accendini? Fumi? Non si fuma, sbagliato fumare. È una collezione di manga, non finita e continua 6 anni. So che non è un granché. Ma la tape dei Pest Noir, l'ho pagata un sacco. Cos'è? È al contrario. Black Clover? Sto dicendo una cazzata. Figo, vabbè, hai tutta la collezione di Black Clover praticamente. Purtroppo ne ho solo due. Intanto ho solo la mole di Torino e la torre di Pisa. Aggiungerò altro. Poldo, ma tu fumi? No, non fumo più. Figo, hai... Tra l'altro guarda la mano, tu sei messo tipo così in questo momento. Cioè la tua mano è così. Bro, ma c'è bisogno di tenere il telefono così? Tipo così, cioè. Bro, ti fai male le mani tenendo così, Thomas. Mi piacciono molto, mi dispiace che non sia molto grande. My Hero Academia manga. Tanto tutti avete i manga di My Hero Academia, Gesù Cristo. Funko Pop. Ok, sono diventati tutti i Funko Pop e manga. I Funko Pop dei Minion, ma dico io, ma è normale. Manga di Demon Slayer. Manga. Più di 5 anni di fumetti. Oh, roba interessante. Let's go! Qua abbiamo roba fighissima. Va che roba, pure manuali. Che figate le librerie così, sono sempre spettacolari. Boku no Hero Academia. Va bene, scusa, l'ho chiamato col nome italiano. Mi dispiace, la prossima volta lo chiamerò col nome giapponese. La mia collezione di giochi per Nintendo 3DS. ED ci tengo molto. Bro, pure l'ED. Pazzesco. New Super Mario Bros. 2, la guida in cucina, Ben 10 Alien Force. Pazzesco. Super Mario 64 per DS, incredibilmente cursato. Bello, figo. Io avevo l'R4 e non mi scorderò mai quando da piccolo stavo al GameStop a cercare nella categoria giochi per il Nintendo DS, perché non avendo internet dovevo cercare i giochi per il Nintendo DS da GameStop, poi dovevo guardare, farmi una lista dei giochi che volevo, andare dal tizio che li piratava e farmeli mettere nell'R4. Tra l'altro, mitico il tizio che li piratava, era un ragazzo di colore nella strada dove andava al lavoro mio padre con la bancarella che vendeva tutti i film piratati, e io là ogni volta andavo con la lista e lui mi faceva: non c'è problema amico mio, te li infilo io là dentro. E per tipo, boh, 50 euro mi infilavo tutto quanto. È meraviglioso, era un hacker della Madonna. Adesso non so perché non l'ho più visto, però che figata. Il Chad veramente mi ha salvato l'adolescenza. E niente, io là giocavo un botto di giochi. Ho appena detto che piratavo giochi Nintendo, forse potrei essere cancellato dalla Nintendo. Ciao Benedetta come l'acqua, grazie del quarto mese. Ciao Adamo Cristo per il Prime. Sei cattolica? Non lo so come funziona. Mi topi addio. La mia piccola ma in continua espansione di collezione di oggetti metal related. La meta dei Napalm Death l'ho presa domenica al Luppolo. Mette Napalm Death. Figo, è anche la meta di Slagoro, spettacolo. Meta dei Grumo. Questo è il CD di... Ah, sono i Michael Kill, ok.
Figo. Hai anche quella dello Split, ma che figata. Hai anche la mia, ma che figata, ne è un botto. Bello, bello. Anche i Tenebro, band particolare. Particolare. Collezione di mostri. Purtroppo non posso fare foto a quella giornata e non ho foto di qualità maggiore. Chiedo per la banalità. Let's go. Ci sta, collezione di monster. Sempre fighe le monster. Più o meno. Foto, card e K-pop. Anche album, ma sono quattro in croce. Che sono le card? Cioè, sono tipo foto. Io so che uno dei BTS si chiama Suka. Vabbè, scusate, non ha fatto ridere questa cosa, la smetto, però figo. Stalker, sì, sembrano le foto che fai tipo, sai, alla coppia che tradisce o altro, gli fai la mega foto. Altri mangas, mangas, i manga, semplici collezioni di manga, non si vedono tutti, ma in realtà contano anche gli altri, sono 117. Cioè, tu sai precisamente che hai 117 manga. Mangas! Basta mangas! Basta Funko Pop! Però ne hai un botto, porca miseria. Hanno tutti Silente della Funko Pop. Credo che sia uno dei loro cazzo di Funko Pop più venduti. Io sto morendo di fame. The Rock. A parte che vedere delle pietre poggiate sul tuo computer mi sta un po' dando fastidio. E il fatto che io stia dicendo questa cosa con la mano esattamente nella stessa posizione della foto mi sta facendo un'ansia incredibile. E... pietre. Ma come mai tutte queste pietre? Rocce. Figo. Beh, però bello, ci sta, ci sta. Alcune sono molto particolari, tipo quelle trasparenti o altro. Bello, bello, mi piace. Bello, mi piace. Ossa trovate da me. Alcune dovute buttare perché non si puliscono bene. Le ossa? Oh, che figata le ossa. Che figata le ossa. Avevo una persona che conoscevo e via vicino un bosco e le raccoglieva e poi le puliva. Però chiaramente pulirle è la cosa principale, perché sennò ti pigli malattie su malattie su malattie su malattie. Top. Bravi, pulite le ossa. La mia collezione di manga. Ancora manga. Oh mio Dio, basta. Figo. Manga e robe taotakus, otakus, mangas. Io ho le ossa dei cani in giardino, per le hai seppellite, non lo so. È una collezione di Topolino con alcuni gadget. Vediamo se ne hai più di 1500. Ci sta, però hai box fighi, belli, belli, fighi, fighi, fighi. Quanto è alto il tuo tetto? Io in giardino ho il teschio di un cinghiale. L'hai ucciso tu? Sei di Roma? CD! Tanti CD! Musica! An Autumn for Crippled Children. E poi Radiohead. Poi gli Slowdive. Madonna, tu sguazzi nello shoegaze. Tanto lo shoegaze lo nomino nel video di lunedì. Ho solo questa collezione. Sono di più manga, però ci sono altre cose. Figo, mangas, mangas, mangas. È una collezione di Amiibo. Cos'è un Amiibo? Ah, ho capito cosa sono gli Amiibo. Fighissimi. Tra l'altro sono action figure che non costano un cazzo praticamente, perché li ho visti tipo a 5 euro l'uno. Sono fighissimi. Cazzo è lo shoegaze. Shoegaze è un genere musicale. Giochi PS3, quello argentato è Gran Turismo 5. Chiudi la parentesi, bro. Così mi hai lasciato in suspense. Giochi per PS3. Giochi per PS3. Che belli i tempi della PS3. Poddo, mi dicono che assomiglio a te, fammi indovinare, hai i capelli lunghi e basta? Visto che ormai è diventato l'unica cosa per cui la gente... No, vabbè, questo è il tuo clone, è una persona con i capelli lunghi e basta. Questa è la mia collezione dei fumetti di Scottex Magazine, di sia dal 2018 fino all'ultimo che ha pubblicato. Ammetto che per un periodo ne ho comprati tipo 3. E ora sta uscendo quello nuovo che si chiama tipo... Ciao? Ciaone, big ciao, qualcosa del genere. Collezione di calamite di posti dove diverse persone della famiglia sono andati. Figo, cioè un po' il frigo di tutti quanti. Cioè credo che tutti quanti abbiamo un frigo del genere, tranne io, perché mio padre non voleva attaccare nulla al frigo perché si rovina. Questa è la mia collezione di monster, ci sto in fissa da 3 anni e ho collezionato solo queste. Ci sta, figo. Pip. Collezione di manga iniziata nel 2020. Manga! Viva i manga! Ha dato Giga Ciao con nome di un'azienda. Ma che cazzo... Era Giga Ciao, raga? Era Giga Ciao. Io, ragazzi, arrivo subito. Devo prendermi qualcosa da mettere sotto i denti. Intanto, gadget di Shrek. Sono solo 3!
Signori, quali sono i crackers migliori al mondo se non quelli al pomodoro? Chi mangia i crackers normali? Almeno che non siano salatissimi, io non li mangio. I Tuk, che schifo i Tuk, che vomito, mi fanno venire proprio il disgusto se li mangio, non ce la faccio. E comunque, effettivamente sono molto salati quelli. Forse è quello, allora non mi piacciono salati. Non lo so, sono indeciso. I pavesi, non lo so, vabbè, i crackers al pomodoro sono buonissimi. Sono veramente gustosi. Gustosi. Ah. Niente, Google Form è esploso. I pavesini sono nel male. I pavesini sono buonissimi. Intanto ciao a Yorkip, grazie al secondo mese. Ciao Poldo, sono tornato, bello mio, bentornato. E grazie a Luxer per il sesto mese. Ciao ragazzi. Figo. Formula 1. Anche le Monster dei due corridori. Figo, figo. Io una volta ho provato i Tuk alla pancetta. Terribili, madonna che disgusto i Tuk. Monster. There is one imposter among us. Ma a parte che perché ha 4 pixel? Meglio. There is one imposter among us. Quanti sono? 3, 4, 5 e lei è una. 3, 4, 5 e lei è una. È incredibile. Cioè è perfettamente accurato. Andiamo anche a farlo apposta. Non mi ricordavo nemmeno quanto fossero. È incredibilmente accurato. Sono 5 e una. Pazzesco. Vabbè, c'è un impostore. C'è un impostore purtroppo. Andrex, mi clippi pure questa per favore, grazie. Devo fare gli shorts. Non so se si può definire una collezione, ma un sacco di CD che guardo da quando sono piccola. Guardi CD, CD si ascoltano. Sono DVD questi. L'immagine è così sfocata che non sto riuscendo a comprendere i nomi. Però vedo Garfield 2. Io e Sedia ci dobbiamo fare insieme i rewatch dei film di Garfield, perché sappiamo le frasi del film a memoria. Collezioni di giochi in scatola e un'altra ventina che non ci stavano. Ah, fuck, board game, fighissimi. Ah! C'è anche il cocorico degli Anub, figo. Figa raga, pozioni esplosive, divertentissimo. Dopo 5 volte mi ha annoiato da morire. Non hai Carcassone, te lo consiglio perché è un botto figo. Voodoo spettacolare con tanti amici, ti fai un botto di risate. Munchkin incredibile. Vabbè, What Do You Mean dopo un po' diventa il cringe atomico. Non vedo Seven Wonders, che è pure fighissimo. Però ce n'è altri, tipo Ticket to Ride, spettacolare. Il Signore degli Antichi, Arkham Horror, che figata. Figo. Io adoro i giochi da tavolo, sono bellissimi. Let's go. Guarda, a me non piace Fast and Furious. Non l'ho mai sopportato, l'ho sempre odiato, però ti applaudo per la dedizione di aver comprato i DVD di Fast and Furious per fare una collezione di DVD di Fast and Furious. Ti rispetto, perché se ti piace qualcosa e arrivi a farti una collezione di DVD di Fast and Furious, sei un grande. Clap, clap, clap. Ciao, Cartoon Player sono io, grazie al secondo mese. Sono contento di aver rifatto la sub dopo tanto. Ciao, bello, bentornato. Clap, clap per te, bro. Dedizione, mindset. Shrek amore, Shrek vita. Non è una collezione, è solo un peluche estremamente brutto, bro. Ok. Ciao Poldo, sono Alice, io dalla terza media, ora ho 21 anni, collezione etichette di qualsiasi tipo. Allora, la mia ragazza si chiama Alice e ha 22 anni, ok, perfetto, non è la mia ragazza. Da quelle strane con forme particolari a collab tra serie TV e brand di abbigliamento, eccetera, eccetera, però sono a più di 30. Tu collezioni etichette. Ho capito, sono quelle etichette tipo che ti collegano, vedi, con questo spago al vestito. No, fighissimo, spettacolare.
incredibile. C'è una è una collezione particolare che tipo tu non sai come inizia, poi ti trovi magari con 5 di queste etichette e dici vabbè dai, iniziamo a conservarcele. Io così con gli sticker, io di là ho una collezione di 300 sticker che piano piano li ho accumulati perché me li regalavano e li ho avuti. Shrek, i pezzi che più preferisco sono la moneta da 1 Oz, coniata per il 20° anniversario, il crocifisso e il fumetto con marchio Marvel. Sono gelosissimo, ma più che altro perché cazzo hai un crocifisso con Shrek sopra? Vabbè, poi le bustine. No, hai tutti i DVD di Shrek più gli spin-off, immagino, più i giochi per... No, tu sei Chad, veramente Chad. No, guarda qua il coso gonfiabile. Lord Farquaad come minifigure. No, vabbè, Shrek terzo per DS. Spettacolo, spettacolo, applausi bro. Non so se sei un bro Riccardo, bro, applausi. Farei di tutto per quel crocifisso. Incredibile, veramente incredibile. Veramente incredibile. Mangas. Ci sono un sacco di mangas. Mangas. Collezione di tutte le lattine Monster che ho bevuto in espansione. Puliscile bro, mi raccomando. Io lo consiglio sempre, ogni tanto lavale perché ci iniziano a crescere gli scarafaggi. Piccola collezione di CD che porto avanti da un anno con i miei risparmi. Ah, se carica. No, il Nirvana. No, come hai fatto a comprare l'ultimo dei Metallica? Non ho mai droppato un album dei Metallica, pure il penultimo l'ho ascoltato per rispetto dei Metallica, questo l'ho droppato tipo alla terza canzone. Ho detto che okay, basta, fine, non c'è, non devo ascoltare altro. Collezione di codini. Perché Google sta così? Ma è Google proprio? O è la mia connessione? Boh. Che vuol dire collezione di codini? Una collezione lecita. Che cazzo? Cos'è un codino? Non sono calzini, codini. Ah, sono tipo quelli così enormi per legare i capelli. Vabbè, non è che è una collezione, cioè il tuo guarda, anche una collezione di mutande, ma perché tipo non ne ho solo una, ecco. Ho molti Lego, i miei parenti me li regalavano da quando avevo circa 4 anni. Quello che vedi credo sia un sesto di tutti quelli che ho. Ficos. Allora, o la tua famiglia è molto ricca o ti vogliono molto bene. In entrambi i casi credo ti vogliano molto bene, bro. Veramente molto bene. Oh, finalmente uno che esce dalla scatola, porca miseria. Usciteli dalla scatola, poverini. Mamma mia. È una collezione dei libri di Zero Calcare. Ma è uno solo. No, però vabbè, dai, ho capito. Non hai mandato la foto. È una collezione dato d'epoca in scala 1:24. Figo! Io le auto d'epoca così, modellini, le adoro. Però non oso immaginare quanto costano. Collezionavo queste orribili ventose emoji. Oh mio Dio, ma che cosa servono? Tipo per il vetro. Oh, sembrano una di quelle cose che ti danno tipo come cazzo si chiama? Nei supermercati per per farti fare la spesa, che cazzo ne so. Giocattoli di quando ero piccolo, tendenzialmente dinosauri. Tu hai Dino Froze. Allora, voi sapete del fatto che io impazzisco per i dinosauri e... Wow. Bro, wow.
Se pare un museo, ti giuro. Pure sistemato in modo figo. Fighissimo, fra. Veramente, veramente, veramente figo, bro. Veramente, veramente figo. Lo sto ammirando perché è veramente bello, Simone. Complimenti. Ah, ma sei quel Simone. E ti ho mandato solo il Dino, frate. Ah, sei quel Simone. Bro, sei un Chad. Sei un Chad, bro. È incredibile. Grande, fra. Manga di Dragon Ball. Ecco, Dragon Ball è uno di quei manga che vedo pochi. Nonostante uno di quei mega... e mega famosi, tutti hanno cazzo i Mario Academia, non hanno Dragon Ball. Carte Pokémon. Io non capisco nulla di Pokémon né tanto di carte Pokémon, quindi tipo io ti dico figo perché questi sono sbilluccicanti, però non ho idea di come di quanto siano importanti. Colleziono peluche da un po' di tempo. Peluche. Ora, se il mio Albano è così grande, quanto cazzo sono grandi questi peluche? Va bene, molto figo. I delfini. Che collezione è? Monster. Monster. Anche qua è pieno di impostori, c'è una Pepsi, una Sprite, figo. Collezione di tappi di Gatorade, what? Ma perché? Ma perché, bro? A parte che Micio è 10 su 10. Cioè, Micio veramente 10 su 10. 10 su 10, gattino, 10 su 10. Ma perché collezioni i tappi? Ma non è che li hai comprati così? Cioè, tu stacchi i tappi dai Gatorade e li metti in una busta. Cioè, questa non è una collezione, si chiama ossessiva compulsività, non lo so, che non so se voglio definirlo un disturbo, però Micino, guarda che carino, sta tentando di capire che cazzo fai. Però figo, figo, Rekards, ma come mai, cioè, posso chiedere? Collezione Funko Pop da circa 2 annetti, let's go. Funko, tutti di Spider-Man, tra l'altro. Mi piace Evangelion, è una collezione che passa da manga, artbook ad action figure, ci sta anch'io. Io ho il gioco per PS2 a casa giapponese che ho pagato 250 euro per farvi capire che è proprio il box giapponese, cioè non è il box, è proprio il gioco in giapponese, ho comprato là in Giappone e ho anche il primo episodio in DVD sempre in giapponese comprato là, quello l'ho pagato sui 50 euro, non mi sono sbilanciato, però il gioco per PS2 è una cosa di cui vado molto fiero, perché l'ho cercato per tanto tempo, lo trovavo solo di versioni strane e quindi l'ho voluto prendere. Ho fatto molto bene perché non me ne pento assolutamente. La mia collezione di minifigure, memorabilità, Lego di questo supereroe. Ok, Spider-Man. Iron Man, oh che figo. Figo, figo, colleziona di tutti, spettacolo, spettacolo. Ma è una chiave, tipo? Perché io... No, ok, sono fatti flash, scusatemi. Pa-pa. Piccola collezione di mostre italiane. Che vuol dire italiane? Ah, che sono arrivate in Italia. Figo, figo, anche figa esposta in quel modo. Topolino, sì, vediamo quanti ne hai. Bro, non ho capito assolutamente nulla di quello che hai detto, però sei pieno di topolini. È una cosa molto bella. Complimenti. Un don ci ha provato con me e mi ha dato il suo numero. Che cazzo vuol dire questa cosa? Bro, hai sbagliato live, coglione! Lego minifigure Star Wars. Presentazione. Perché mi ha domandato una presentazione?
Io adesso volevo vedere le minifigure di Star Wars, non volevo una presentazione vuota. Collezione action figure da quando so piccolo, ora è un piccolo... Ora è un piccolo esercito, quando ci... E... Figo! Figo, Super Heroes. Collezione molto banale di manga, ne ho altri, ma già letti. Pa-pa-pa. Perché collezionati le scatole di Sagebon? What the fuck? Mangas. Collezione di fumetti di Topolino da Bo 2018-2019. Ok. Ciao Critical, grazie del Prime, bello, benvenuto. Quanti, porca troia. Però minchia, ogni quanto escono i Topolini? Tipo un al mese? Mamma mia, sono un botto. Veramente un botto. Ogni settimana. Ah, madonna mia. Ecco perché la gente ne possiede quasi 10.000. Avrei mandato le carte, ma mi sembrava scontato. Quindi cose a caso tema Pokémon. Ok. Ciao a ti amo Dalila, grazie del Prime. Dispenser caramelle, Ramune Pokémon, album, comuni album 2, manga, figo. Hai la collezione dei Pikachus, ti piace Pikachus? È un Pokémon, piccoli pupazzi di Star Wars, anche tu mi hai mandato un PowerPoint? No. Che cazzo sono sti pupazzi? Sono tipo quelli dell'S lunga? Però va bene, sta. Collezione le carte Pokémon. Manga, Funko Pop e carte Pokémon. Però ci sta, cioè, sono fatte letteralmente per collezionismo quelle cose, quindi ci sta. La mia collezione di dischi e cassette, vai. Cassette. 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 Però è una bella collezione, ci sono fighi. Che tape. E c'è un po' di roba del Clur, figo. E anche torpore. Let's go. Hai anche la mia! Ace Cradle Gore. Figo, figos, figos. Very figus, Matteo. Accendini rubati. Cassette. Che vuol dire rubati? Tempo casa. Perché tempo casa fa gli accendini? Gravedona, lago di Como. Figo. Collezione di enciclopedia abbastanza polverosa perché non la tiro fuori mai. Vita meravigliosa, enciclopedia completamente illustrata. Queste cose costano un bordello. Io non so quanto le pagate sta roba, però mamma mia. Perché poi sono utili, cioè c'è internet ormai, che cazzo serve. Mi piace Super Mario. Super Mario. Super Mario. Super Mario. Collezione di pupazzi di Super Mario. Due fan di Super Mario vicini. Cazzo che figata questa però. Wario è sotto chetamina come al solito e Luigi, guardalo, c'ha le occhiaie dopo ore e ore di lavoro, poverini, poverini. Mia nonna mi ha buttato tutti i Geronimo Stilton, uccidila, cioè proprio sparale. E la mia collezione di pitture e pennelli, dato che disegno spesso. È una collezione, vabbè ci sta, sì, ci, sì, sì, è una collezione di console. What? Ok, la Wii U con Mario Kart integrato, questa sembra una, non lo so, vabbè il Sega System, la Wii, il GameCube, l'Xbox 360, che figata, pure nelle scatole, cioè avere le scatole è veramente OG, io mi ricordo la scatola della Wii, ogni volta che la vedevo mi veniva il battito al cuore, è bellissimo, che ricordi. Tutte le monete da 1-2 centesimi che me non volevano da quando avevo circa 5-6 anni, sono ormai arrivato a circa 8 euro. Hai un botto di ramini. Ficata. I ramini sono potentissimi. Collezione piccola di Harry Potter. Oh mio Dio, sto morendo di sonno oggi. Ma per quale motivo? È perché mi sono svegliato dalle 7. Harry Potter. Nessuna delle collezioni del Signore degli Anelli. Mi sto offendendo. Lego più qualcos'altro. Tutti i miei giochi di Mario, ho anche Mario Kart ma non si vede. Per la Switch, i veri OG hanno tutti i giochi di Mario per il Nintendo DS. Sono un po' pochi, la maggior parte sono in cantina, mi spiace. Let's go. E Fico, Monsters and Mangas. Oh mio Dio, sto morendo di sonno, devo farmi un caffè. Paul, è solo un'auto Lego, io ve lo vedo di più, però nella mia città sono rari da trovare. Ma sì, infatti si comprano su internet, bro.
dovevo sbadigliare. Coffee time. Me lo farei un caffè a quest'ora, eh? Così non dormo più. Figata le auto Lego. Figata. Poi alcune sono quelle tipo con i pistoni. Figo, figo. Non sbadigliare Poldo. Tranquillo. Ciao Poldo, piccola collezione di cristalli e rocce. Poldo è l'occhio sinistro rosso. Me lo sono strofinato. Cristalli. Ma li collezioni per i loro tipo poteri spirituali o solo perché sono fighi? Se sono fighi ci sta. Cioè sono molto fighi. Tipo questa rotondissima, sembra un Palantir. Molto bello. Collezione action figure, cose fatte da me di Five Nights at Freddy. Aspetta. Arf, 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 arf. Five Nights at Freddy. Figo, Five Nights at Freddy's. Freddy, Five Nights at Freddy. Figo. Ciao, questa è la mia collezione di accendini. Un paio di mesi fa, ora sono il doppio. Let's go. Quindi ora sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ora sono 26. Ficata. Hai 26 accendini. Puoi fumarti 26 sigarette. Ti mando la mia collezione di CD, cassette e vinili che colleziono da ormai diversi anni. Vai. Hai il mio CD. Che bravo. È una tape di Bathory? Ah, ok. Sono stampe nuove. Cioè il codicino. Un palet Nazarin, che cactara. Io ho comprato questa tape ma non mi è mai arrivata. Mi hanno scammato malissimo. Oddio, vedere Chaos AD vicino a Eyes of the Forgotten Day, Suffocation, in mezzo agli Slipknot, fa un male cane, bro. Fa veramente un male cane. Però figo, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, bella, bella collezione. Bravissimo, bravissimo, me. Andiamo. Nessuno che ha una collezione di passaporti rubati. Tu hai una collezione di passaporti rubati? Una classica collezione di monster. Ok. Allora, in questi ultimi 15 minuti voglio trovare le collezioni più strane, quindi skipperò le cose che abbiamo, tra virgolette, già visto. Skylanders, ok. Collezione di polpi rovesciabile cinesi a 3 euro, ok. Peluche, ok. Una piccola parte di monster, ok. Sono tutte le bandiere del mondo. What? Hai tutte le bandiere del mondo? Nessuno colleziona documenti falsi. Ma che figo. Vabbè, non so in che modo tu le hai collezionate, però figo. Pacchetti di sigarette edizione limitata. Tu hai le fototessere. È vero, io ho le fototessere. Non so se è il caso che io le prenda. Meglio di no. Boia ladra, ma che figo. Ah, qua è ancora quando non erano obbligati a mettere le foto incredibilmente strane nel pacchetto. Io ricordo che una volta comprai un pacchetto di sigarette che aveva nel fronte un bambino che scappava da due genitori che erano diventati zombie a causa del fumo. Poi l'hanno cancellato quel pacchetto perché era tremenda e l'hanno... E cosa? Bro, ma assolutamente no. Conchiglie figo sempre. Cancelleria, what? Nessuno porta collezione a portafogli rubati, sono rumeno. Pa-pa-pa, collezione di action figure di Among Us, what the really fuck? Gesù Cristo. E panda di peluche, un po' di carte Pokémon, monete, merchandise di Star Wars, lattine, manga, sì, manga, ci ho azzeccato, manga, no, carte da poker, lattine di Chupa Chups, what? Dai, chi è rumeno che voglio farci? Ah, vero, le ho provate, sono estremamente chimiche queste cose, porca troia, nessuno colleziona cartelli statali, videogiochi, vai, sono curioso. Videogames! Ah, perché è un fucile a pompa, bro? What the fuck? CD, let's go, fammi vedere. Porca troia, Alessandra! Ce ne hai di CD, porca miseria. Bello, figo, figo. Anche perché sono ben divisi, bello, mi piace. Io dovrei iniziare a dividerli bene. Semi di collezione di telefoni vecchi. Tu hai un botto di telefoni. What the fuck? Sto cercando con l'occhio un Nokia 3310, però sono bellissimi, wow. Avete avuto un sacco di telefoni. Pa, 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 collezioni di CD. Ok. Questa è la mia collezione di cappelli. Oh mio Dio, sono tamarrissimi, bro. Sei uno showman.
La mia bellissima e vecchia collezione di 200 e passa euro di robe di Lion. What? Bro, ma quanti cazzo fa? Gigaposter? Perché tu hai 3 gigaposter? Ah, sono diversi chiaramente. Figata. Lion ha fatto un sacco di soldi in questi ultimi anni, incredibile. Red Bull e Monster. What the hell? Ok, questi non lo devo aprire. Collezione di manga. Fumetti di Tex. Oh. Figo. Collezione di film, di CD e musica. Questa è la mia collezione di cose riguardanti Technoblade. Ah, ok, vero. Pipipi, figo, figo. Fatte anche da te, ci sta. Collezione di manga. Solo tutto Naruto costa 350. Minchia. 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 Sto ripetendo minchia senza motivo. Dai cast di Cars, hanno 13 anni. What? Bro, che figata! No, pure questa, la roba del cemento. No, no, bestiale. Questa è veramente bestiale, bro. Questa è veramente, veramente bestiale. Cyber Six di mia madre. Il fumetto, intendi? Porca troia. Mamma mia, di tua madre, quindi madonna, roba vecchissima. Monster. Manga. Calzini, what? Ciao Alpina, grazie del secondo mese. Intanto grazie ad Alice che regalava Sabba Denom. Alpina, grazie del secondo mese, la vedo subito, scusami. I calzini, ok, 160. Erano i panda? No, non erano queste. Ecco, erano questi. Pa-pa-pa. What the fuck? Bellissimi, incredibili panda. Viva i panda, viva i panda. Pa-pa-pa. Boh, fotopiedi, please. Che è, bro? Dragon Ball! Traduzione del glorioso Corano. Ciao, dove sta la mia collezione? Vediamo. One Piece! Pupazzi di Super Mario. Nessuna. Vediamo che cosa hai mandato. Molto simpatico, bro. Sei veramente simpatico. Si vede che guardi Speed. Collezione di succhi. Bricca la pera. Ho tolto la carta plastificata da sopra e ci ho disegnato dei personaggi anime che conosco. Ammetto che questa è veramente creativa e... mi piace da morire. Cioè, la realizzazione, il come è venuto poi alla fine, è bellissimo. Sono venuti molto, molto bene. Anche se sono realizzati da te, cioè, sono veramente, veramente fighi. Cazzo, complimenti per questo, è veramente una figata. Figo, perché poi è anche riciclo, tra virgolette. Cristalli, fammi vedere i cristalli. Cristalli! Che figata, i cristalli. Vinili che mio padre mi ha regalato. Let's go! Vinili! Bam, 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 bam. Collezione di topolino iniziata 20 anni fa? Bro! Guarda quanti! Io non so quanti siano, credo che siano almeno 1000-2000, non lo so. Non so quanti sono, ma sei veramente il CEO del... sei veramente il CEO del dei topolini, Gabriele. Porca troia, che figata. Piccoli pezzi di carta, 9x6, che pago con i miei soldi. Cioè? Figo. Voglio pensare che in realtà a te non piaccia il K-pop, ma stai facendo un'enorme ricerca sull'industria malata del K-pop e tipo stai prendendo tutte le foto per poi mettere la lavagnetta e collegarli tutti con i fili. Una collezione di bottiglie Arizona. Ah, figo, anch'io per un periodo ero... ne ho bevute un po' ed è sempre figa. Pa-pa-pa, collezione della famiglia, ma il 90% è mia. Figo, CDs. Una collezione di maglie da calcio. Sono in vacanze, ho portato solo alcune. Ah, figo. Ah, vero che la gente si indossa le maglie da calcio. Sono foto del cielo fatte da me. Sono più di 700. Cosa? Figo! Collezionare le albe. Figo. Funko Pop.
Biglietti del cinema. Ah, proprio questi qua. Pensavo quelli là, sai, orizzontali, fighi. CD rock metal. La parete di camera tua. Primo scaffale, perché non voglio fare foto agli altri. Sì, ma dovete dirmi che collezione è. Non scrivere cose a caso. Tanto per il prossimo. Topolini, va, vediamo i topolini. Ok, fumettis. E Harry Potter. Anche tu hai una cifra di topolini, bro. Ma veramente tanti. Cazzo, che roba. Che figata. La mia collezione di libri di scrittori di classe. What? Ah, figo. Non so cosa sia scrittori di classe, però prima o poi mi informerò. Lattine. Loro sono i CEO dei topolini. Il mio gatto è la mia vera collezione. Guardalo là, che carino. Se ne sta là sopra, tranquillo. Lui, che bello, patato. Spero che non ti faccia cadere nulla. Ciao Poldo, sono Brix e colleziono tappi. Che figata. Lavorando in un bar mi prendevo i tappi da lì. Bellissimo. Anch'io ho collezionato tutti i tappi delle birre che bevevo per un periodo. Ne avevo collezionati quasi 400-500. E non mi scorderò mai quando mio padre venne da me e mi fece: wow, ma hai un sacco di tappi. Se scoppia una guerra nucleare saresti ricchissimo. Io guardo mio padre e mi faccio: cosa, scusa? Scoppierebbe, cioè saresti molto ricco perché usano i soldi. E tu come lo sai? Fallout. E tu come conosci Fallout? Ma sì che conosco Fallout. Papà, tu conosci Fallout e non mi hai mai detto nulla. Quindi questa è stata la discussione. In realtà mio padre conosce anche League of Legends, tra l'altro. Monster, lasciate stare le medaglie. Chad. Skylander. Ah, beh, vero, da Skylander abbiamo visti pure prima. Credo, no, quelli erano i... Ah, Skylander, che figo. Lego PS, sono stato bannato dal tuo server Discord senza motivo. Ma perché mi hai fatto una presentazione di PowerPoint? Non potevi mandarmi la foto. Probabilmente il motivo c'era, bro. Un po' di metallo. Metals, hai anche una scaletta. Ma perché tutti hanno le scalette? È incredibile. Come cazzo fate ad averle tutti le scalette? È pazzesco. Profumi. Alessandro, collezioni profumi. Chad. Io colleziono mazzi di carte da gioco. Anche questa ho visto che è una collezione molto... che fanno in molti. Ma soprattutto le carte da gioco dei Minions. Io non sapevo dell'esistenza delle carte da gioco dei Minions. Però... figo. La mia collezione di manga. 7 tappi di Coca-Cola. Oggetti pelosi. Demon Slayer. Peperoncini, what? Figo, hai un sacco di peperoncini, Donatello. Spero ti crescano bene e rigogliosi. Le Monster. Qualche birretta. Dylan Dog. Magic. Carte di Magic, figo. Andiamo. Di recente ho aperto dei pack del Signore degli Anelli. Scottex Magazine. Belli, sempre belli questi qua. Che figo che sia abbia tutto sto successo. Non so che cazzo sia, ce la va mia nonna. What? L'album collezione gioca, ma che cazzo è? Della Disney, Ratatouille, che figata. Vabbè, sarà le classiche robe tipo della Kinder. Miniature da Warhammer, let's go. Vabbè, bro, pazzesche. Dipinta da te, che figata, fra. Io non mi sono mai voluto avvicinare al mondo del pitturare le robe di Warhammer perché avevo una paura allucinante e di caderci male. Ho fatto bene. È una collezione di due scimmie. Gesù Cristo. Schitarre di Warhammer. Ok. Anche qua figata, sempre Warhammer. Collezione di marche buone e cattive di te. Vabbè, sì, anche quelle nel telefono sono collezioni ora. Tutta la mia collezione di mangas. Manga. Quadri autoprodotti. Dici per vedergli meglio. Quadri! Che figata! Tutti trippy o altro. Belli, belli, belli. Molto fighi i quadri trippy. Complimenti, bro. Veramente complimenti. Collezione di cristalli. Figata sta foto pure.
Manga. No, videogiochi Nintendo Switch. Manga. Monster. Manga. Tanti giochi dell'Xbox 360. Manga. Fumetti americani. Fammi vedere. Figo, Marvel. Insetti. Bellissimo, tutti insetti imbalsamati. A parte che sono giganti o semplicemente sono molto piccolini. Tipo, questa dovrebbe essere tipo una scolopendra. Figata questi, la mantide. Spettacolare. Poldo, non hai notato il profumo dei gormiti? Io ho un profumo dei gormiti. Non l'ho notato, però figo. Evangelion. Ah, pure i manga, ma che figo. Yearbook. E una Desperados messa là sopra. Scusate se sto sbadigliando, raga. Giochi del DS. Armi bianche. Che vuol dire armi bianche? Ah, coltelli, ok. Wow, figata. Pure il portacoltelli, cioè wow. Non sapevo dell'esistenza. Giochi Nintendi al plurale. Manga. Statuine. Cartoline, figo. Ecco la mia collezione di Nomster. Cosa sono le Nomster, bro? No, allora, intanto non è nella collezione di Monster, ma sono dei manga di JoJo. Però apprezzo lo sforzo. Apprezzo lo sforzo. Manga di mia sorella. Moonster. Manga. Monster. Diario di una schiappa. What? Tu hai tutti i volumi di diario di una schiappa per collezione. E complimenti. Tu un giorno dominerai il mondo con la tua collezione di diario di una schiappa. Le mie robe di Sio. La collezione CD di mio medico padre. Ok, CD. Topolini. Scusate se li sto skippando, raga, ma voglio cercare la roba veramente proprio. Let's go. Tipo la tua collezione di gin. Ma che figata, fra. Cioè, tu hai una collezione di gin. Bellissimo. Spettacolare. Sto cercando qualcosa nella tua scrivania per incriminarti. Il meme qua sopra, bro. Hai quattro schermi, però, bro. Collezione di piante. Ho visto che facevi live e non ho visto la mia collezione di fumetti in vacanza. Ci sta la collezione di piante. Fico, tipo il giardino. Figo. La mia collezione di JoJo. Cartonato di Lion che ha fatto mia sorella. Guarda il gatto là dietro, poverino, che dice: oh mio Dio, ma perché mi avete fatto fare questa cosa? Lavachiappe. Che vuol dire lavachiappe? Molto bella, è una collezione di rotoli carcinogenica. Molto figo, fra. Collezione di gatti. Ok, fammi vedere. Ah! Ok, questa ammetto che è una delle belle, delle collezioni più belle di oggi. Gattini, hai tre gattini uno sopra l'altro. E tutti gattini, viva i gattini, viva i gattini. E il Cerbero, effettivamente. Super Don. Cos'è Super Don? Credo che io non sia abbastanza piccolo da sapere cos'è quella cosa. La mia collezione di Skylander. Fumetti e pop. Di fate. Oddio, dimmi che sono quelle statue tipo assurde. Ok. Wow, mia zia ne ha, credo, 300-400. In Sud Italia non so perché sono popolarissime ste statuine delle fate. Wow. La collezione di mio papà. Ma di cosa? Oh wow! Tuo papà è un grande. È una collezione di modellini Ferrari. Punto. Vabbè, vediamo cos'è questa cosa. Manga è Dario Moccia. Manga. Tappi di bottiglia, what? Ho letto male io. Ah no, ok, sarebbe solo una bla bla bla.
Scusate, mi ha craccato il cervello. Lego Technic, vai. Mamma mia, quanto cazzo costano quei cosi. Signore De Anelli, oh oh, è arrivato? Ci sta. L'Hobbit, l'edizione con la copertina più brutta però, bro. È anche l'unico anello, figo, figo, figo. E il Silmarillion. Papà. Inquietante. Va bene, bro. Scommetto che tu hai visto un sacco di video su YouTube. Collezione di scontrini. Ma perché collezioni scontrini a cazzo di cane? Tra l'altro io posso scoprire dove abiti in 3 secondi guardando questi scontrini. Ma non lo farò, Paola. Non lo farò. Lego Pokémon e altre sono tutti Ninjago. Macchinine. Bastoncini dei ghiaccioli. E dai, carica. Madonna! Ok, i bastoncini dei ghiaccioli, onestamente figo. Ci puoi fare tipo le sculture. Collezione action figure di Dragon Ball. Collezione accendini come si deve? Vediamo se mi convinci. Let's go! Sono accendini, che figata! Sto tipo semigranata, la spada, ma vabbè, ma spettacolari sti accendini, però. Biglie. Viva le biglie! I Simpson. Ok, è bellissimo, non so quanto ti sia costato. Pa-pa-pa. Lattine. 500.000 euro di collezione, 21 carte. Cioè, questa collezione costa 500.000 euro. Wow. Collezione di Lego e carri armati. Mega collezione di Monster. Mi piacciono le scatole, vediamo. Scatole! Viva le scatole! Allora, apriamo gli ultimi 10. Ok, no, oddio, a sto punto arriviamo fino alla fine. Siamo a 267. Slam Dunk. Uno dei migliori manga che abbia mai letto. Figo. Paperelle. Dimmi se sono quelle che vendono a Milano. Let's go! Oh, stavo vomitando. E bellissime. Bellissime queste paperelle. Peccato che costano un occhio della testa. I miei due gatti. Gatti. Monster. Elmi da guerra? Ci sarà una svastica 100-100. Bro, ma che cazzo di problemi hai? Ma che cazzo hai nel cervello? Ragazzino rincoglionito. Ragazzino rincoglionito. Ciao, Poldo, questa è la mia collezione di euro e monete. Figo. Figo. Vedi che c'hanno tutti i retri diversi, spettacolo. Che poi pure incorniciate, vabbè, immagino siano dei tuoi genitori, tipo. Pa-pa-pa, fumetti e videogiochi. Harry Potter. Collezione di carri armati tedeschi dalla Seconda Guerra Mondiale. Let's go! Spettacolo. Che poi sono tipo quelle collezioni che davano in edicola, o dico una cazzata, magari le hai presi tutti a parte, però figo. Figo, figo, figo. Ciao Marukuro, grazie del secondo mese. Foto di Davide. Sono delle foto di Da Supreme. E io... Vabbè, è una collezione in fin dei conti. Bottiglie, figo. Collezioni di diari, ma sono i diari tipo di quando andavi a scuola? Ok, sono diari a cazzo di cane, perfetto. Quasi tutti i fumetti di Zero Calcare. My Little Pony di mia cugina. E abbiamo gli ultimi due. Ah, il nome di Da Supreme è Davide. Ah, ok, perfetto. Madonna, i My Little Pony. A me hanno sempre fatto un po' schifo questi peli che c'hanno sulla schiena così, cioè la criniera, perdonatemi. I giornali Vogue. Figo, ma conosco pochissime persone che comprano Vogue. Manga di Dragon Ball del 1995. Ah, questa è l'edizione molto vecchia. Figo, figo, figo. Pa, pa, pa. Anche suonate dal 2019.
anche suonate. Cos'è quello del flauto? Che tu poi lo cambi, giustamente. Cos'è, flauto? Oboe! Sono le anche dell'oboe, bro, figo. Che figata suonare l'oboe. Che spettacolo suonare l'oboe, bro. Veramente una figata. Libri belli. Libri. Figure. Hatsune Miku, hai un sacco di figures, mangas. Ti dedico la mia collezione di oggetti pelosi. Bellissimo, non lo so. Sono finiti, signori. Abbiamo finito le vostre collezioni. Abbiamo finito le nostre collezioni. Ance, non anche salame. Ma ha scritto anche. Sicuro che ha scritto anche. Ha scritto anche. Guarda che mi chiami salame. C'è scritto anche. Oh mio Dio, mi chiamate salame, ma c'è scritto anche. Io non c'entro niente. C'è scritto anche. Ho sbagliato, bro. Vedi. No, che poi mi danno del citrullo a me. No. Per carità di Dio, signori. Ragazzi, anche la Formula Sanette di oggi volge al termine. Oggi è stato un po' meno divertente, chiaramente. Me lo immaginavo con la situazione collezioni che poteva succedere. Devo farmi venire delle idee per le prossime Forms Night. Quindi se avete idee su eventuali prossime Forms Night, vai, spam, ditele adesso in chat, perché potrebbe essere figo. Me le segno. Me le inizio a segnare. Proprio delle idee su cosa secondo voi potrebbe essere figo per le prossime Forms Night. Applicazioni, non capisco. Poster. Le tue passioni, i tuoi hobby. Che poi quella è abbastanza fakeabile e trollabile. La tua camera, ok. Trofei. App sul telefono, divano. Oddio, roba artistica. Tipo, se hai fatto una canzone. Tatuaggi, boh, non lo so tatuaggi quanti di voi ne abbiano, però sì. Panini, telecomando dalla TV, postazione da gaming. Esperienza in vacanza. Tempo utilizzo del telefono, quello l'abbiamo già fatto. Oggetti insoliti, disegni fatti da piccoli, frigorifero, panini belli, cibo cucinato male, oggetti inutili. Note scolastiche. Oddio, note scolastiche non so quanti ne abbiano. Note scolastiche, boh, ma non so quanti ne abbiano. Refrigeratori colorati, playlist di Spotify, le transizioni di Spotify, che cazzo vuol dire? Oggetti di guerra, oggetti inutili, mai. Indirizzi IP, questo è bellissimo. Foto dei vostri genitori. I vostri glow up. Non è una brutta idea, però è una roba mega cringe che farebbe... Sto zitto. Cosa è più strano? Le transizioni sportive sono quando passi da una canzone all'altra in modo smooth. Sì, ho capito che devi mettere proprio tipo la transizione di tipo 3-4 secondi. Va bene, signori, direi che a questo punto ho raccolto un po' di vostri pareri. Vedremo cosa fare per le prossime Forms Night. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in live fino a quest'ora. Ringrazio la sedia a due gambe per aver detto Skibidi Toilet.